Dunque, sono Andrea Mangiatordi, piacere di essere qui con voi oggi. Sono un ricercatore dell'Università Milano Bicocca e mi occupo di accessibilità, soprattutto in campo educativo, ma in particolare oggi vi parlo di un progetto legato al web che incarna un po' le tematiche, gli ideali sui quali normalmente faccio ricerca in ambito non soltanto tecnico ma anche pedagogico. Il tema di accessibilità è un tema enorme che ha varie sfaccettature, che si applica a vari campi della conoscenza, tant'è che buona parte degli studi sull'accessibilità vengono non dall'informatica, ma per esempio dalla funzione dell'ambiente fisico, dall'architettura. C'è un interessante versante appunto filosofico-pedagogico e per quanto riguarda le tematiche che sono più legate al camp, cui stiamo partecipando, c'è una forte componente informatica, in particolare nell'accessibilità del software o dei siti web, sono ciò di cui io mi occupo. Iniziamo dal vedere alcune risorse utili che tipicamente possono essere utilizzate per valutare l'accessibilità di un sito web. Per esempio qui ho riportato in queste slide che poi manderò per la pubblicazione sul sito se volete tornarci, ho messo un po' di link a delle risorse che tipicamente si possono utilizzare per fare questo tipo di valutazioni. Un qualunque altro sito, prendo quello della mia università, per esempio, così. È nuovo di pacca e quindi per la regola di prima dovrebbe avere pochi errori. Eccoci qua. Ovviamente accettiamo i cookies. Come possiamo vivere senza cookies? Quello che dovrebbe succedere ora è che lui mi marchia in verde le cose che funzionano, per cui mi dice per esempio che il logo ha diligentemente implementato un testo alternativo, mentre se scorro, scusa, ma questa cosa del microfono è proprio insostenibile, preferisco non avere la registrazione. Ok, allora, qui per esempio mi mette delle etichette dove mi dice che per esempio è stato utilizzato in modo ridondante l'attributo title, per cui c'è un link che ha un title che è lo stesso testo del link, quindi il lettore di schermo di un utente non vedente leggerebbe due volte quel link con lo stesso nome per dire lo stesso link. Allora il title qui andrebbe usato per spiegare dove sto andando, non per ridirmi la stessa cosa che già leggo nel testo che c'è dentro al link. Ok? E via di seguito. Poi diciamo, non è l'obiettivo di oggi imparare bene come funziona Wave, però diciamo, questo è uno degli storici strumenti utilizzabili per fare una valutazione di accessibilità su un sito esistente. C'è anche un plugin per Chrome e per Firefox, per cui se sono su una pagina posso fare vari tipi di valutazione o fare test del tipo disabilitare CSS per vedere come viene l'HTML o disabilitare JavaScript per vedere se la pagina continua a funzionare in un modo ragionevole, eccetera, eccetera. Altri strumenti, non li faccio vedere tutti, uno molto simile a questo ma un po' più moderno è Totally, dove la curiosità sta nel fatto che queste due L in realtà sono un numero 11 perché accessibility si può scrivere un po' come internationalization e localization, che sono I18N e L10N, a 11Y sta per accessibility. E questo funziona allo stesso modo, è un JavaScript che posso includere in una pagina attraverso un bookmarklet e mi fa una serie di analisi sulla pagina in corso e mi dà anche dei suggerimenti su come migliorarla. Perché per esempio, vabbè dai, ve lo faccio vedere, è stato fatto da Khan Academy questo progetto. Khan Academy è un famoso sito di risorse educative. È questa etichettina cliccando sul link che ho messo nella slide trovate qua sotto, che apre un pannello che mi fa per esempio un'analisi della struttura dell'HTML per vedere se è rispettata la gerarchia degli header, per cui H1, H2, H3 sono messi nel modo giusto seguendo le indicazioni del W3C, o mi dice se per esempio il contrasto del testo è adeguato oppure no. Per cui se ho un in questo
questo caso ho un bianco su fondo grigio scuro, va bene sicuramente, altrimenti mi direbbe, se per esempio uso un grigio un po' più scuro su uno sfondo grigio un po' più chiaro, mi direbbe che la percentuale, la ratio del contrasto non è abbastanza elevata, eccetera. Poi mi valuta la qualità dei link rispetto ai titoli che li accompagnano, le label, eccetera. Allora, in generale, se io ho una piccola minorazione di vista, per cui una mancanza forte di diottrie, l'ipovisione si considera dalle due diottrie in giù. Quindi, se io ho due diottrie, vedo in modo molto confuso, anche con occhiali che non riescono mai a riportarmi a un 10 decimi, vedo sempre in un modo un po' precario. L'avere un maggiore contrasto mi aiuta a distinguere meglio il testo dallo sfondo, perché se applico un minimo di blur a un testo che è poco contrastato, non lo distingo più, o capisco che è un testo ma non riesco a leggerlo. E quindi principalmente per chi ha una problematica di visione. In realtà potrebbero esserci problematiche anche non necessariamente strettamente visive, per cui per esempio le persone albine tendenzialmente sono ipovedenti, ma in più hanno anche un problema di fotofobia, per cui stare davanti ad uno schermo per loro è particolarmente sfidante, perché se dallo schermo arriva prevalentemente luce bianca, cioè il massimo della luminosità che può arrivare, questo fa sì che loro si stanchino molto di più, siano infastiditi molto di più. Quindi loro, per esempio, preferiscono il fondo scuro e il testo chiaro, di solito, una preferenza personale. E su quelle poi andiamo a vedere cosa facciamo con Farfalla Project per risolverlo. Accessibility Color Wheel è uno strumento che ti permette proprio di calcolare, a partire dai codici esadecimali dei colori, le coppie sfondo-testo, per capire se c'è abbastanza contrasto. Ci sono delle soglie di contrasto stabilite dal W3C e da altri enti di questo tipo, in modo tale che tu sai, per avere una certificazione di accessibilità di un certo tipo, che livello minimo di contrasto devi avere in tutto il testo del tuo sito. Comunque, nei link che ho messo, queste sono tutte cliccabili, e ho messo anche una lista generale del W3C, strumenti vari per valutare l'accessibilità sotto molti diversi punti di vista. Ok? Una cosa, per tornare su un argomento meno battuto, l'ultimo link che ho messo in quella slide lì riguarda la Dyslexia Style Guide, cioè una serie di linee guida che dicono come impaginare un testo perché sia massimamente leggibile per una persona che ha un problema come la dislessia. Per cui questa è la British Dyslexia Association, un corrispettivo dell'italiana AID, che ci dice com'è un testo dyslexia friendly, per cui se uso certi tipi di font, per esempio, che siano tendenzialmente sans, fa alcuni nomi di font famosi che magari a molti fanno schifo, Comic Sans, grande emarginato del mondo dei font, in realtà piace tanto a molte persone con dislessia, perché è molto ben discernibile per loro. Quelli serif tendenzialmente no, perché introducono elementi grafici che sono più difficili da decifrare per l'occhio di un dislessico. Lo dicevo prima. Esatto, per esempio un'altra cosa molto interessante è questa qua. Per evidenziare del testo, per dare rilievo a un testo, abbiamo principalmente tre modalità: grassetto, corsivo, sottolineato. Grassivo era una bella... Allora, grassetto sì, sottolineato e corsivo no. Perché? Grassetto semplicemente ingrandisce le lettere. Per un dislessico questo non è un problema. Lo percepisce e non gli dà fastidio. Il sottolineato introduce un elemento grafico aggiuntivo che va a fare interferenza con le parti basse delle lettere, che sono fondamentali per discernere una lettera. E l'italico, il corsivo, inclina, quindi aggiunge ulteriore complessità a tutte le lettere indiscriminatamente. Quindi questi due, per esempio, sono da evitare. Ce n'è di roba da leggere qua dentro, la lascio alla vostra consultazione. Allora,
giusto per completare quello che stavate dicendo, no? Questo è un esempio in Arial di Il con la I maiuscola e la L minuscola, che sono esattamente lo stesso segno, e la I maiuscola e la L minuscola di Source Sans, che è un font generico. In realtà non è l'unico Comic Sans, non è l'unico Open Dyslexic, ci sono vari font in realtà ormai, oltre a Open Dyslexic, che è uno di quelli open, ne esistono almeno una decina, se non di più, che implementano una serie di regole che diciamo contravvengono deliberatamente a delle consuetudini tipografiche, tipo il fatto di usare... c'è una questione, non vorrei dilungarmi troppo, ma è interessante. Perché la P e la D ribaltata sono lo stesso segno grafico? Perché quando è nata la stampa era più conveniente fondere un carattere solo e poterlo riutilizzare in diverse situazioni, no? Era una questione economica, diciamo. E poi vabbè, c'è il problema delle legature, ma quello è un altro discorso. Però il principio per un tipografo, per un designer di caratteri, è fare meno simboli possibile per armonizzare il più possibile il tutto. Ci sono font che proprio, per esempio, ce n'è un altro famoso che si chiama Lexia Readable, lo trovi anche quello, lo puoi scaricare, è gratuito, che sembra Comic Sans, ma ha più marcate proprio queste differenze tra le lettere che tipicamente si confondono. Oppure ne esistono altri, c'è cioè Bianco e Nero, che è uno molto famoso, che è gratuito, si può avere gratis chiedendolo alla casa editrice che l'ha prodotto. E per uso personale gratuito, non puoi usarlo per fini commerciali, quindi se impagini un libro per venderlo non puoi usare quel font lì a meno di fare una licenza, eccetera. Ma questo poi nel caso ne parliamo dopo, perché sennò non riesco ad arrivare in fondo alla mia presentazione. Allora, oltre a quelle risorse che vi ho messo lì, ovviamente c'è l'argomento della mia presentazione, che adesso rimane un quarto d'ora per parlarne, ma ne parlerò speditamente. Farfalla Project cos'è? È una barra multifunzione che posso usare dentro ad un sito web mio o anche non mio, per raggiungergli delle funzionalità di accessibilità. Può essere usata dall'utente che ne ha bisogno, cioè se io sono un utente in difficoltà davanti a una pagina web, lo posso invocare dal mio browser, nella forma di un bookmarklet, e poi vediamo. Oppure, se io ho un sito web o costruisco un sito web per un mio cliente, posso inserire questa libreria JavaScript che attiverà questa funzionalità su tutte le pagine di quel sito, per cui sarà disponibile per tutti gli utenti che ci arrivano. Quindi diciamo è utile sia al visitatore del sito, perché migliora la sua esperienza d'uso di quel sito lì, sia al suo sviluppatore. Perché? Perché un po' come tutte le librerie, cioè diciamo il fondamento tecnologico è jQuery. Il principio di jQuery è rendere facile per lo sviluppatore fare delle cose che altrimenti richiederebbero ore di codice, un po' come tutti. Il mio non è esattamente un framework, è più vicino al prodotto finale, diciamo, però la filosofia è quella, cioè sviluppare funzionalità di accessibilità non è impossibile, non è difficilissimo, però è economicamente dispendioso se devo riprogettare tutto da capo. Non solo, mancano le convenzioni, cioè quante volte abbiamo visto in un sito web, per esempio, i pulsantini per variare la dimensione del font, piuttosto che il pulsantino che mi fa la versione ad alto contrasto e mi rimanda, o come dicevi tu prima, a una versione diversa del sito che è più contrastata ma che è anche spaginata rispetto all'originale o magari ha meno informazioni, oppure ho delle versioni, c'era un sito che usavo sempre per queste demo, purtroppo è andato offline, per fortuna è andato offline, era il sito della provincia di Milano, quando esisteva la provincia, prima che adesso è quello della città metropolitana, dove, sempre per quel principio di prima, che l'accessibilità peggiora nel tempo, cosa c'era? Un bottone che dava una versione ad alto contrasto. Lo schiacciavi e metà dello schermo diventava nero con le scritte verdi, che è un ottimo alto contrasto. Ma l'altra metà della pagina che avevi davanti rimaneva tale quale a com'era, perché evidentemente quella parte lì era stata ristrutturata dopo e non si era più controllata la retrocompatibilità di quella funzionalità lì. Allora, la mia mission di fatto, la mission di questo software che io ho iniziato a sviluppare per hobby, diciamo, una decina di anni fa per la mia tesi di laurea in editoria multimediale, poi è diventato un progettino di ricerca che è andato avanti parallelamente alla mia attività come ricercatore, e adesso è andato avanti da una startup che ho fondato un anno e mezzo fa. E la mission è rendere, riapplicando quel ragionamento fatto prima rispetto al fatto che
problema di accessibilità non è soltanto mio in quanto portatore di una disabilità o di una forma di menomazione, ma è un problema che discende dal rapporto che ho con l'ambiente entro cui mi muovo. Il web è un ambiente dove ci muoviamo, se non è accogliente è un problema per me muovermici dentro e fare le cose che vorrei fare legittimamente. Allora, vado un po' più rapido su queste cose qui e vado a farvi vedere come funziona, perché altrimenti non arrivo in fondo. Dicevo, è basato su jQuery, questo lo rende compatibile pressoché con qualunque browser, poi sul mobile per esempio alcune funzionalità non ci sono perché non hanno senso sul mobile, capirete tra un attimo perché. L'idea è usare tecnologie del web per il web in modo da massimizzarne la compatibilità, agisco di fatto direttamente sul DOM delle pagine che invado e aggiungo degli elementi di user interface che sono costanti tra le pagine, cioè un principio del design è l'essere consistente, si dice in design. Cioè se un'icona fa una certa cosa in un certo ambito deve fare la stessa cosa in un altro ambito, non posso avere un'altra icona, una volta il più per ingrandire i caratteri, una volta la freccia in alto e una volta un'altra roba. Allora il mio obiettivo è anche dare una base sulla quale se io utente ho imparato a usare Farfalla Project me lo posso ritrovare su 100 siti diversi, ma quei bottoni sono sempre quelli e fanno le stesse cose. Ok, andiamo a vederlo. Per esempio dal sito del progetto farfallaproject.org che avevo già preparato aperto qua. Si presenta, prima era avevo messo un bollino con il logo del progetto. Poi mi sono reso conto che nessuno ci cliccava sopra perché non interessava nessuno. Allora l'ho trasformato in una banale rotellina delle impostazioni che mi fa gioco rispetto al ragionamento che facevo prima. L'accessibilità è un problema di tutti, non solo di chi ha una disabilità conclamata. Quindi le impostazioni di una qualunque pagina dove sono le vedo da questa rotellina, ci clicco sopra e ho delle icone prese da Fontosom, quindi icone nazional popolari, e posso per esempio variare la dimensione in un modo leggermente diverso da come si comportano i browser. Posso applicare 11 schemi di colore ad alto contrasto già testati con vari tipi di ipovisione derivanti da patologie diverse. Poi comunque è l'utente che decide, ma almeno so che questi qui sono quelli più efficaci se voglio fare economia. Posso variare la dimensione del puntatore del mouse, che è un elemento che facilmente si perde sullo schermo. O posso, ma qui disattivo le altre cose così lo vedete meglio, posso per esempio applicare quelle linee guida di leggibilità per le persone con dislessia di cui parlavo prima. Per cui per esempio, potete chiudere la porta perché c'è veramente tanto brusio. Per cui cambia il font, in questo caso uso un banale Tahoma, che non scandalizza nessuno, a differenza del Comic Sans. Aumento interlinea, tutti i bianchi vengono sostituiti con i giallini per quel discorso che facevo prima. Il bianco è la massima luminosità che posso avere. Il giallino, questo crema, toglie parte della radiazione blu, che è quella che ci tiene svegli, che è quella che ci dà più fastidio. Tant'è che avete presente ormai, per qualunque piattaforma esistono i vari F-Lux, eccetera, che tolgono la radiazione blu andando verso sera. Night shift, eccetera. Stesso principio. Esatto. Qua queste due funzionalità le ho aggiunte perché me le hanno chieste degli insegnanti che usavano questa roba qui sulle LIM a scuola con bambini piccoli. Sono bambini che non leggono lo stampato minuscolo. O persone con dislessia che fanno fatica a leggere lo stampato minuscolo e preferiscono il tutto maiuscolo. E allora qui banalmente gli applico delle classi CSS e lo convertono. Qui, ma ve lo faccio vedere con un form davanti, invece teniamo attivo anche questo così si evidenziano un po' meglio i campi. Questa tastiera virtuale presa da un altro progetto open, una tastiera virtuale in JavaScript multilingua con layout di tastiera per 200 layout diversi per tante lingue, permette per esempio di scrivere con un altro alfabeto se in questo momento mi trovo su un computer che, dove non posso per esempio andare a manipolare l'impostazione della tastiera, se sono in un chiosco per esempio, cose di questo tipo. Ma non è soltanto la parte linguistica che mi interessa, ovviamente è già il fatto che da qui posso manipolare con il mouse o con un altro strumento di puntamento le parti testuali. Quindi, e comunque continuo a poter usare la tastiera. Poi posso resettare tutto quanto e via.
Se andate sul progetto, qui ho portato dei flyer, per cui se poi li volete portare via e diffondere anche in giro, prendetene anche più di uno. Mentre vorrei far fare un template che mi permette di usarlo su un qualunque sito, indipendentemente dal fatto che io lo controlli oppure no, perché il tutto avviene a livello di browser. Quindi adesso io mi metto qua nella mia barra dei preferiti, farfalla accessibilità, vado stavolta di nuovo su ihc.camp, clicco sul mio bookmarklet e, visto che avevo già fatto qualche prova, c'è già un cookie salvato che mi fa rivedere la pagina come l'avevo salvata l'ultima volta, però posso zoomare, posso applicare uno schema ad alto contrasto, posso cambiare i font, vedete che è stata l'interlinea, e altre cose. Insomma, posso customizzarmi il sito come voglio. Dopodiché, se io refresh, ovviamente tutto questo non si ricarica automaticamente per ora. In realtà abbiamo fatto anche delle prove di plugin di Firefox e di Chrome che mi permettono di caricarlo automaticamente, però basta ricliccare lì sopra, lui tiene in un cookie di sessione le mie impostazioni e le riapplica tali e quali come erano l'ultima volta. Per cui posso ritornare su sto sito e riapplicare tutto quanto. Allora, detto ciò, vi lancio un paio di sfide per la vostra creatività. Tra di voi ci sono sviluppatori, Ocno aveva usato una parola in particolare, adesso non mi viene in mente, che sarebbe quello che serve molto per questa roba qua. Allora, una funzionalità che tanti mi chiedono è il text to speech, ovvero trasformare il testo attraverso una selezione in voce. Tecnologia banale, cioè abbiamo ormai quasi dappertutto, ci sono delle API per il text to speech su varie piattaforme. Non c'è un modo univoco per farlo da tutte le parti, che è l'obiettivo mio. O meglio, un modo univoco c'è, che è il più usato. Metto su un web service, un server da qualche parte che macina del testo che gli spedisco con una chiamata HTTP, faccio girare un motore di sintesi vocale, produco un MP3, lo risparo sempre via HTTP al Farfalla Project, che lo legge e lo vocalizza. Banale, si può fare. Ci sono delle librerie commerciali open per fare queste cose qui. Allora, una soluzione c'è. Sì, sì. Infatti, la soluzione che ho trovato io è molto più creativa e molto più divertente. Questi qui, per esempio, hanno preso eSpeak, che è un motore di sintesi vocale open, totalmente open, il migliore, diciamo, tecnologicamente parlando, il peggiore in circolazione per quanto riguarda la qualità delle voci. Però cosa hanno fatto? Hanno usato Emscripten, che è un compilatore di codice C che ti genera un blob JavaScript, diciamo così, e te lo rende eseguibile dentro un qualunque browser, quel codice C originale. Lavora a livello di bytecode, e qui si ferma la mia comprensione della questione, nel senso che fino qui, transcoder credo che fosse la parola che aveva usato Pavel. Allora, qui che cosa vi faccio sentire? Spero lo sentiate. Ah, l'audio va dentro qua dall'HDMI. Sì, sì, sono in HDMI e l'audio passa da lì. Quindi aspetta, facciamo così. Allora, dovrei riuscire a fare un reroute. Non preoccuparti. Facciamo così. Altoparlanti interni. E vediamo se così lo sentiamo. Ok. Una voce tremendamente robotica, che suona malissimo. Però questa è totalmente open. Questa è una tecnologia sulla quale si può lavorare. E c'è anche della documentazione per creare delle nuove voci. Creare una voce sintetica buona è sconfina nella magia, nel senso che è indeterminato. Ho letto cose dove si diceva che
tu puoi prendere una voce umana perfetta di un attore, eccetera, gli fai registrare dell'audio per poi campionarlo, per poi usarlo per fare sto lavoro qui, esce una schifezza. Prendi uno che non è un attore professionista, lo fai registrare in bassa qualità, eccetera, e viene meglio. È totalmente, è abbastanza random come questione. La questione interessante è che esistono altri sintetizzatori vocali che sono open. Uno, per esempio, si chiama Mary TTS, è un progetto tedesco, e ha una qualità decisamente migliore, ma è scritto in Java, non lo posso compilare con sta roba, con Emscripten, per renderlo così. Cioè, il vantaggio del compilarlo con Emscripten, come hanno fatto quelli di MeSpeak.js, che cos'è? È che poi io ho un file JavaScript da 2 mega, però, che carico tramite la pagina nel browser, viene cacheato dal browser, e quello è l'eseguibile. Per cui il mio browser mi parla, che io sia su Mac, su Windows, su Linux, su Android, su iOS, qualunque roba parla a quel punto, perché è JavaScript, è l'interprete JavaScript del browser che me lo fa parlare, produce fino all'onda sonora. Qui è fantastico, c'è un questo si può scaricare e o provare direttamente online. Perché io non voglio la rete. Allora, il problema cos'è? L'approccio classico è spedisco il testo a un server che codifica in audio, cioè trasforma in audio e mi rimanda. Consumo un sacco di banda, di risorse, di calcolo, eccetera. Io lo voglio distribuito. Il client dell'utente che fa tutto, scaricando 2 mega di roba. Mi sembra un buon compromesso. Il problema è che la qualità della voce attualmente è una schifezza. Io vorrei un sintetizzatore migliore, open, da integrare in questo modo. Però compilare a livello di bytecode Mary, che è in Java, che adesso non so se riesco a farvi sentire, dovrebbe... c'è qualcosa che non va, di solito da qui si può generare al volo dell'audio. Ah, ecco, adesso la carica. Ma non sta caricando le voci, vabbè. Qualche problemino di rete, secondo me. Vabbè, ecco, adesso dovrebbe andare. Audio out, wave file, proviamo. Un po' migliore. Proviamo con una voce inglese o una italiana, ecco. Italiana. Non è terrificante. Questo, che è scritto in Java, ripeto, se io potessi integrarlo lì dentro, eliminando la parte client server, ma portandolo direttamente al client, per cui è il client dell'utente che genera la voce, per me sarebbe un grande traguardo. Un'altra questione, dicevo prima, un problema annoso è quello dell'attributo alt delle immagini, perché le persone mettono immagini sulla pagina, o non mettono l'alt, o mettono degli alt che non significano nulla, tipo il nome del file, che me ne faccio, a volte è il CMS stesso che sto usando, che per non lasciare vuoto l'alt prende il nome del file e me lo sbatte dentro. Arriva un cieco e legge img001.jpg. Di cosa stiamo parlando? Allora, qui ci ho pensato, ci sono varie strade percorribili, su questo ho meno le idee chiare da un punto di vista tecnico, però un modo è usare l'intelligenza artificiale. Ci sono vari algoritmi ormai che riconoscono il contenuto di un'immagine, un po' Facebook lo fa già. Se voi frequentate Facebook e vi è mai capitato una connessione lenta sotto mano, vedete che prima di caricare le immagini carica un'anteprima testuale che dice in questa immagine potrebbe esserci una persona, un cane, un gatto, eccetera. Cose di questo tipo. Farfalla è già in grado di iniettare del testo negli attributi alt delle immagini. Devo avere quel testo. Un'altra ipotesi è fare crowdsourcing, cioè proporre delle immagini degli utenti e fargliele dare, però c'è troppa roba là fuori, bisognerebbe sviluppare un'enorme community. Queste sono, diciamo, le due idee su cui sto lavorando in ottica di sviluppo di questo progetto. Se la cosa vi è piaciuta, qui trovate tutti i riferimenti. Qui c'è un Deplian, ho dei biglietti da visita e rimango qui fino alle 6:30 di stasera. Quindi se volete parlarne sono a vostra disposizione. Grazie, se c'è tempo per qualche domanda, perché abbiamo sforato tremendamente. Tu sei il prossimo speaker. Eh?
chi è il prossimo speaker? Non c'è. È vuota questa dopo. Allora perfetto, andiamo avanti un attimo. Grazie. Grazie a tutti. Se c'è qualche domanda? Allora, saggia domanda. Se dipende da chi crea la pagina, cioè se io voglio far sapere, cioè se io ritengo che sia importante far arrivare quell'informazione lì al non vedente, sono tenuto a scrivere un buon alt text. Altrimenti c'è una convenzione, diciamo, per cui se quella è decorativa, cioè un separatore tra due robe, basta mettere nell'alt spazio come contenuto. Lo screen reader lo salta, non gli dice neanche c'è un'immagine. Ok? Va al contenuto successivo. Uno spazio. Sì, almeno, se ricordo bene così. Potrei sbagliarmi. Ma... o uno spazio o due. C'era un'altra domanda? Domanda interessante. In realtà funziona meglio sui siti che sono già ben fatti. No? Possibilità. Cioè se il tuo HTML è già di buona qualità, con Farfalla ho molti meno problemi a darti le funzionalità ai tempi. Se il sito è già traballante di suo e quindi l'accessibilità è la prima roba che salta, allora ho dei problemi anche io. Tant'è che su alcuni siti dove per esempio il CSS è scritto col popò e vengono usate pesantemente delle soluzioni accrocchiose tipo il puntissimo... important col punto esclamativo, no? Per cui questa roba non funziona, ci attacco un important così sono sicuro che va e non mi chiedo perché non sta funzionando, e quella roba lì mi manda in crisi perché io a mia volta devo usare l'important in alcune situazioni perché altrimenti non riesco a fare override delle impostazioni CSS della pagina, per cui io faccio le cose non ortodosse ma fin di bene, ma a volte però non è abbastanza, nel senso che per esempio l'altro giorno mi sono accorto su un sito dove tutti i titoli avevano un web font particolare che li distingueva dal resto. Sono andato a cercare di capire nel CSS perché io non riuscissi a sovrascrivere quella regola della font family dei titoli. Ho scoperto che veniva applicato tramite una classe. Per cui H1 era lasciato libero, con un font qualunque. Ma c'era una classe messa su tutti gli H1 dove veniva definito il font. Che... se vuoi che tutti gli H1 siano così, non serve di una classe, metti una regola sull'H1. Uscendo dalla logica normale di uso del CSS, mi rendi la vita un inferno. E devo usare important, che io ci devo usare. Che è la classe che si chiama titolo, magari, esatto. Per cui non usi la semantica per niente, questa è un'altra roba. Allora, devo dire, molto sta aiutando, moltissimo, il fatto che si sono diffusi framework tipo Bootstrap, tipo banalmente anche il fatto di usare dei CMS come WordPress, eccetera. Per esempio, se volete un consiglio spassionato gratuito rispetto al fare un sito accessibile molto semplice, c'è, ahimè, il core è a pagamento. Però non costa tanto, costa una sessantina di dollari. C'è un framework che si chiama Genesis Framework, per chi di voi eventualmente sviluppa siti in WordPress. Praticamente ti dà un template, un tema di WordPress neutrale. Tu lo sviluppo lo fai su un child theme, cioè un tema derivato da questo qui, ma Genesis Framework ha un plugin proprio per l'accessibilità che risolve una caterva di problematiche di accessibilità tipiche a livello di codice, soprattutto di struttura del contenuto. Quindi diciamo io lo sto usando per alcuni progetti con una buona soddisfazione e non sono pagato da loro per dirlo, lo riconosco. Bravi. Prego. Vai. Certo.
Certo. Ah, no, no, chiaro. Sono molto d'accordo. Diciamo, io lo do un po' per, non per scontato, ma quasi, nel senso che nel mondo di accessibilità si parla spesso in realtà, a livello accademico, per esempio, di utenti che invecchiano e che hanno necessità speciali derivanti dalla vecchiaia. Anche perché poi determinate patologie sono molto connesse all'età, l'ipovisione ha una grossa incidenza sulla fascia della popolazione con un'età più alta, senz'altro. Diciamo, da un punto di vista, se vogliamo, più di marketing, potrebbe essere interessante proporre un prodotto del genere anche, cioè non soltanto per una popolazione con disabilità, ma anche per una popolazione che invecchia, senz'altro, visto che è la popolazione dell'internet di adesso, cioè oggi ci sono un sacco di anziani connessi. Ah, ho capito. Per esempio, sì. Chiaro, sì, è il problema della consistency, quello che dicevo prima, non esistono delle regole universali, per quello che dico che banalmente Bootstrap sta aiutando tanto da quel punto di vista lì, perché i siti, poi vai, se vai alle conferenze di quelli della user experience ti dicono però adesso i siti sono tutti uguali, è vero, si somigliano un po' di più, però certi tipi di interazione li ritrovi diciamo sovrapponibili, simili a se stessi, in vari siti, in varie piattaforme, e questo è senz'altro un bene. Il rovescio della medaglia di questo, dal punto di vista della user experience, sono gli hamburger menu, cioè i menu fatti con i tre trattini orizzontali, dove sempre più siti ormai ci scrivono sotto menu. Perché tanti utenti non lo capiscono che quella roba lì è un menu, cioè o sei un utente di smartphone abbastanza attento e allora riconosci che quella roba lì sul tuo smartphone è un menu e allora magari anche sul sito lo è, oppure infatti adesso c'è qualche banca che ho visto recentemente, mi sembra Banca Intesa, che c'ha proprio il sito con l'hamburger menu e sotto menu scritto in parola. Questo è più o meno quanto. Adesso credo ci sia il prossimo relatore. Non so se sei tu. Seguire le norme standard di buon HTML e CSS, quella è l'unica cosa. Poi lo puoi sempre testare perché se usi il bookmark te lo vedi e poi si può richiamare il codice direttamente dal template del sito. Adesso noi stiamo mettendo su, cioè l'idea della startup è che il prodotto, il software è sempre open, ha una licenza Affero GPL, praticamente noi abbiamo una nostra installazione che è pubblicamente disponibile e tu ti puoi iscrivere per usarla senza bisogno di installare alcunché, ti diamo il codice con un token per le chiamate API da utilizzare che è sotto abbonamento, ma se vuoi puoi installartelo tu sul tuo server e usartelo autonomamente, a patto di condividere il codice richiesto dalla licenza Affero, cioè se fai delle modifiche devi renderle pubbliche. Esatto. Questo è. Grazie.